Ci tenevo a farvi la sintesi delle risultanze dell'odierno Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, che ci ha portato a un confronto complessivo con Questore, il Prefetto e le altre forze dell'Ordine in merito ai provvedimenti che assumeremo entro venerdì prossimo, venerdì 20, e che riguarda non soltanto quella che è l'inibizione dei luoghi dove si concentra principalmente una presenza disordinata e anche in violazione di quelle che sono le attuali regole disciplinano il divieto dell'assembramento e anche l'utilizzazione della mascherina, ma anche ciò che si è verificato in questo weekend in relazione a queste schiticchie, anzi chiamiamole in questi termini, o picnic, come lo volete definire, che si sono registrate sui colli di Sarizzo o in altri contesti urbani. Tutto questo non è assolutamente consentito in un momento dove ci viene imposto a tutti quanti sobrietà. Faremo questo provvedimento e lo anche tareremo in relazione a quelle che sono le forze in campo che possiamo schierare per pretenderne il rispetto. Per quanto riguarda le scuole, il dottore Crisicelli, in rappresentanza dell'ASP, ha detto che è tutto a posto. E quindi le segnalazioni che ci pervengono anche con messaggi su WhatsApp o con delle mail sono frutto di isterismo dei genitori troppo apprensivi. E quindi non abbiamo da questo punto di vista assunto alcun provvedimento. Noi invece nelle prossime 48 ore abbiamo deciso di fare una verifica di tutte le segnalazioni che ci sono arrivate a fine di asseverare definitivamente se certe disfunzioni sono frutto di fantasie, se effettivamente per fare un tampone passano 8-10 giorni o per avere l'esito poi altrettanto, tutta una serie di questioni che ovviamente cozzano con quella che deve essere una scientifica e repentina organizzazione in una situazione che ogni minuto può portare a diffondere sempre più il Covid. Quindi avremo queste 48 ore per lavorare su questi provvedimenti e durante la nostra diretta delle ore 18:30 di venerdì prossimo, venerdì 20 novembre, presenteremo il contenuto e le adotteremo. Ci tengo a sottolineare in conclusione che stiamo cercando di assumere dei provvedimenti non solo rispettosi delle norme, ma fondamentalmente che ci mettano nelle condizioni di tutelare la salute della nostra comunità, senza farci condizionare dalle varie tifoserie e soprattutto senza farci intimidire dal partito del combinato disposto dell'articolo Vattela Pesca.